È una grande emozione e come tutti i premi è sempre un onore ricevere un'onorificenza del genere, soprattutto accanto a grandi personaggi che ci sono stati questa sera e quindi molto emozionata. Entrare a far parte delle Fiamme Gialle è sempre stato il mio sogno, sin da quando facevo mezzo fondo. È il sogno di ogni ragazzo che pratica atletica leggera, perché diciamo che nell'atletica non ci sono squadre Serie A, Serie B, così. E l'unica opportunità per noi è proprio di entrare in questi corpi sportivi militari che mettono a disposizione per noi un centro sportivo, gli allenatori, e quindi loro sono, diciamo, la fonte che mi sostiene. È un sogno che si è realizzato anche quello, far parte di una squadra così importante, è un vero onore. È stato molto, molto emozionante, soprattutto perché non mi aspettavo la clip, no? E allora ho rivissuto quei momenti bui e di luce. Mi piace definirli così perché ho veramente toccato il fondo, sai, quando non capita, e spero che non capiti a nessuno, ma di provare la sensazione tra la vita e la morte, no? Sono frazioni di secondo, ma in quei secondi passa tutta la vita ed è come se tu ripercorressi tutto un percorso di vita che hai fatto precedentemente a quell'esperienza. E allora poi, almeno nel mio caso, ho sentito una luce così, così forte, così intensa che mi ha riportato alla vita. Delle storie umane, di vita straordinarie, di coraggio, di forza, di resilienza, di bellezza, di gioia, è veramente un onore trovarsi assieme a queste donne, poter stare su quel palco assieme a donne di questo livello e di questa grandezza. Innanzitutto una grande emozione, direi, perché mi sono trovata con delle donne eccezionali. Ecco, la mia storia l'ho già detto sul palco, una storia direi normale. Impegno per il sociale, certo, perché facendo impresa, devo dire, se si ha una visione etica dell'impresa, sicuramente si ha la consapevolezza di avere un ruolo pubblico, direi, non soltanto privato. E quindi attenzione massima a quelli che sono tutti gli stakeholder, a cominciare dai collaboratori, a quello che è il territorio e a quello che è la regione nella quale si opera, nel senso del territorio nel senso più ampio. E noi abbiamo in certo qual modo adempiuto a questo dovere morale e questo impegno sociale aprendo un museo che per i primi 20 anni è stato offerto gratuitamente e con visite guidate, sempre accompagnate da personale laureato in beni culturali, sempre assolutamente gratuite. E questo penso che sia stata una forma di impegno forte nei confronti di una regione come la Calabria, dove non sempre la cultura è considerata un bene di prima necessità. Allora, sono molto onorata perché comunque è un'edizione molto speciale e sì, un premio veramente che mette al centro la donna, perché solamente donna. Quindi questo è molto importante perché è uno stimolo per fare meglio, continuare ancora a lottare e portare avanti proprio la sua missione. C'è una cosa molto bella in questo premio perché comunque dà la possibilità anche a questi ragazzi di sentire e ascoltare delle testimonianze vere e quindi condividere la sua propria vita. Non è mai facile, non è mai facile, è sempre complicato, soprattutto quando è ancora fresco. Ma la sensazione, il dovere di farlo, perché comunque dobbiamo sempre pensare che può aiutare qualcuno. E quindi i ragazzi hanno bisogno di esempi e dobbiamo farlo. Quindi io la prendo come una chiacchierata che diventa un modo più facile perché comunque racconto la mia esperienza personale. Per migliorare bisogna sempre pensare avanti e indubbiamente domani mi mancherà questa cosa perché è un'iniziativa in cui si lavora buoni 6 mesi. Cresce il pathos fino al momento cruciale, poi nel momento in cui cala la tensione, senti che c'è qualcosa che ti manca. Quindi inevitabilmente per riempire questa mancanza devi per forza pensare al futuro. È sicuramente una bella soddisfazione poter ospitare per la quarta volta consecutiva
una serata di questo calibro, di questa portata e anche con questi contenuti. Però quello che a me piace è che non ci limitiamo a un bellissimo racconto di testimonianze dure, durissime e anche importanti che riguardano il mondo delle donne. Ecco, è iniziato un percorso che passa anche attraverso la sensibilizzazione del mondo scolastico e quindi non è semplicemente un qualcosa appannaggio di chi ha la fortuna, il privilegio e l'opportunità di assistere a questo momento, a questa serata, ma è un percorso che, così come è stato concepito anche attraverso la disponibilità dei dirigenti scolastici, può essere vissuto, raccontato e soprattutto può lanciare un messaggio educativo tutto l'anno.